La poesia di Bodini è grande proprio per questa complementarità di elementi, cioè una visione apparentemente statica all'inizio e un profondo, fortissimo dinamismo di carattere ancestrale, psicologico, antropologico, umano, culturale, civico, che è quella che è la cultura autentica del Salento. Ecco perché Bodini effettivamente riassume forse è il poeta che più definisce e riassume la civiltà del Salento. È quello che esce dai suoi libri, è effettivamente anche lì un invito a riconoscerci come salentini, no? Ma detto un invito non che era poi la sua figura, non dall'alto di una verità per sempre posseduta, no? Ma di una sofferenza umana. Cioè lui partecipe di questa umana sofferenza. Quella che io dicevo appunto, l'affabilità umana della sua partecipazione, quello che io dicevo appunto questo invito ad assumere, a prendere coscienza insieme con lui della nostra condizione sociale, politica e culturale.